Risata della scomparsa di Maria Cerilli con Danila, grazie. Risata della discussione lettera A, sono scomparse da Google Meet tutte e due. Giriamo il dito, alziamolo, nello yoga della risata abbiamo scelto di sorridere, di ridere e di avere il coraggio di essere felici. Vocalizzo, stappo diaframmatico, lettera A. Terzo passo dello yoga della risata, molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Allora, Bianca, una risata, grazie. Dopo quella di Fabrizio, Danila e Maria. Bianca, una risata. Oddio, ma Danila è storta, è tornata dritta. È tornata. E su Google Meet continuiamo l'avventura delle risate. Bianca, dopo la risata della discussione di Danila, che c'è scomparsa, come la Madonna, l'apparizione, andiamo da Bianca. Sei tornata, sei ritornata a casa Alessi. Vai Bianca. Che risata hai scelto di... Vocalizzo lettera A, Bianca ha scelto di ridere. Rido senza motivo anche Bianca come Fabrizione, Danila e Maria. Apriamo le braccia, rido senza motivo come il dottor Madan Kataria ci insegna. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Un po' di risate fanno sempre bene, ragazze, a tutte noi. E le risate dello yoga della risata ci aiutano a sostenerci in questo momento, a donarci tanta energia. E quindi continuiamo. Romina, che risata su Google Meet vogliamo fare oggi insieme ai nostri amici del cuore? Romina, anch'essa vuole ridere senza motivo, mudra del ricevere la risata di cuore. Lettera, vocalizzo, stappo diaframmatico. Rido anche senza motivo. Stappo diaframmatico, vocalizzo, lettera A. Espirazione dalla bocca, stappo il diaframma, tolgo le tossine fisiche, mentali, emotive. Continuiamo. Abbiamo scelto di sorridere e ridere. Quarto passo dello yoga della risata. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Allora, Maria è scomparsa, allora Arianna vuole fare la risata del Namaste, del benvenuto, e voleva ringraziare di cuore Fabrizio Albertini, ambasciatore dello yoga della risata, che oggi su Google Meet ci ha parlato dei sette nani nello yoga della risata, sarebbero i sette chakra come riassunto, e i tre cervelli con i vocalizzi dello yoga della risata. Quindi un applauso con risata, un clapping, e poi dopo una risata di benvenuto. Ho, ho, ha, 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 ho. Lo yoga della risata con ho ho, stappo diaframmatico, ha ha ha, due o e tre a, via. Primo passo dello yoga della risata, riscaldamento dello yoga, via. Ho ho, ha ha ha, della risata naturalmente. Ho ho, ha ha ha, posso anche marciare. Ho ho, sia seduta sia in piedi. Ho ho, ha ha ha, ho ho. Molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! E diamo un bello stappo di risata con la risata del benvenuto. Dirò i nomi e ringrazierò Danila Balsamini. Vocalizzo, stappo diaframmatico, lettera A, e ringraziamoci di cuore inchinandoci alla nostra anima. Grazie Fabrizio Albertini. Risata del benvenuto e del ringraziamento. Stappo
campo diaframmatico, lettera A. È una ripetuta che riossigena gli emisferi. E questo periodo ci vuole davvero. Vai Bianca, vai Romina, grazie di cuore. Romina e Bianca, Barale, Romina Antoniani, Arianna Albertini, Maria Cirilli. Ringraziamo il cosmo, la terra, chi più ne ha più ne metta. E vai Alessia, tutti quanti noi. Raffaella, molto bene, molto bene, yeah, molto bene, molto bene, yeah. Terzo passo dello yoga della risata, ricordiamocelo, per ricontattare l'entos, il collegamento al divino. E adesso respiriamo ed entriamo in un piccolo yoga nidra, perché oggi abbiamo lavorato con il picchiettamento dei meridiani, un tapping con lo yoga della risata, la joy dance, danza della gioia, e tante risate. E chiudiamo con un piccolo yoga nidra, ora e sempre. Allora, andiamo a posizionarci con la colonna eretta. Prima facciamo 3 respirazioni profonde. Prima di entrare in questo yoga, lo yoga del sonno, nidra, è una fase di rilassamento, guidata. Palmi delle mani sulle ginocchia, spalle rilassate, avambracci piegati, larghezza delle anche, le piante dei piedi, ben radicate a terra ed attive le piante dei piedi, il mento leggermente verso lo sterno, inspiro e con il capo scendo un pochino di più verso la zona del petto clavicolare con il mento e piano piano inspiro, alzo la testa, alzo il mento verso Padre Cielo. Sorrido, metodo Duchenne, da 2 dottori, marito e moglie francesi, e attivando i muscoli facciali, serotonina ed endorfine si creano nel corpo. Fuori l'aria dai canali nasali, svuoto l'addome, sorrido sempre, attivo la muscolatura facciale. Dai canali nasali scende il mento di nuovo verso il cuore, verso lo sterno. Inspiro di nuovo. Alzo il mento e sorrido tra cielo e terra in collegamento. Espiro fuori l'aria dai canali nasali, scende quindi l'aria dall'addome, si svuota, si compatta la zona lombare, si sorride sempre e ci si rilassa. Terza ed ultima ispirazione per andare in questo piccolo yoga nidra. Inspiro. Alzo gli occhi, sorrido, alzo il mento quello che posso, se ho un'infiammazione non alzo troppo il mento e scendo espirando fuori dai canali nasali l'aria, svuoto l'addome che torna ad essere uno con la zona lombare, sorrido sempre. E adesso mi posso posizionare seduta oppure sdraiata in Shavasana oppure, ripeto, in una posizione comoda con le gambe incrociate. Chiudiamo gli occhi ed entriamo in un piccolo yoga nidra, tutti insieme. Colonna eretta per chi è seduto nello yoga nidra, mento leggermente verso lo sterno. Le braccia lasciate andare, abbandonate. Scegliete le posizioni che preferite, sulla sedia, sedute gambe incrociate o shavasana, sdraiati. Ed iniziamo così questo meraviglioso yoga nidra, che ci aiuta a ritrovare il rilassamento di psiche ed amore, una mente sempre più rilassata, risanata. Chiudiamo gli occhi e mettiamo l'attenzione sulle piante dei piedi. Rilassiamo le dita e le piante dei piedi. Il dorso si rilassa anch'esso, il respiro è spontaneo. E ci radichiamo sempre di più al cuore di Madre Terra, visualizzando la pianta del piede connessa con radici energetiche al cuore di Madre Terra.
ascoltiamo la musica, mettendo attenzione dentro di noi e fuori di noi. Ed iniziamo a rilassarci sempre di più, sempre di più, sempre di più. Inspiro lungo, lento e profondo, spontaneo, attenzione sul respiro e ritrovo nell'espirazione un sospiro di sollievo, lettera A. Nel lasciarmi libera e libero di rilassarmi sempre di più. Le piante dei piedi sono rilassate e con radici profonde entriamo nel bosco sacro. Entriamo a trovare l'albero migliore amico. Si rilassano le rotule e le ginocchia. La muscolatura superiore delle gambe si rilassa. E noi all'interno del giardino interiore ci affidiamo al sentire e ci rilassiamo. Il bacino ora è aperto come un fiore, è luminoso, sempre più rilassato e risanato. La zona pelvica, i genitali, lo sfintere anale, l'osso sacro, tutto è rilassato, integro, completo. E sempre più si rilassa, sempre più si affida tra cielo e terra. Ci sentiamo sempre più rilassati ogni istante, ogni respiro, ed il primo chakra ci regala dalle piante dei piedi con il radicamento al cuore di Gaia la presenza, e sentiamo questa sorgente energetica che ci nutre, che ci sostiene. Sentiamo il corpo che si apre al rilassamento. Il primo chakra è completamente rilassato e rinnovato. E questa energia pian piano, delicatamente come le note di una scala musicale, sale verso la zona ombelicale e dalla presenza, dal potere del qui ed ora, un potere autentico di puro amore, arriviamo a sentire l'energia e la vitalità di creare insieme a questa energia, alla maestra vita, e di creare una vita felice, ogni giorno sempre di più. Il secondo chakra ci dona anche in questa nutrimento di energia sorgiva, ci sentiamo aperte come pittrici e pittori a creare l'opera d'arte. Abbiamo una tela ora e con l'ascolto profondo di noi stesse, con la maestria che è dentro di noi, ci colleghiamo all'intuito ed iniziamo ad essere co-creatrici e co-creatori di una nuova vita, di un mondo nuovo, fatto di consapevolezza, di ascolto profondo, di bellezza, di giustizia. E questa energia sorgiva, piena di nutrimento, sale al plesso solare, alla bocca dello stomaco. E dopo tante risa e risate vere, spontanee, il plesso solare ci regala, il terzo chakra, la vera pace, come un fiore. Profuma e emana odore e contagia di pace tutti intorno a noi. L'apparato digerente si rilassa
tutto torna a fiorire e a essere sempre più, a sciogliersi, a fluire con la vita, fluido, tutto rimane fluido e ci sentiamo rilassati e fluenti con la vita, in armonia fluiamo come un fiume e sentiamo la vera pace, la sentiamo all'interno di noi, ora sempre di più, sempre di più, sempre di più. E questa energia dal basso verso l'alto, dal terzo chakra, ci siamo aperti a digerire la vita, bocconi amari o dolci, nell'apparente dualità. Digeriamo e integriamo la lezione d'amore, non ha importanza. Assimiliamo e digeriamo, tutta una lezione d'amore. E l'apparato digerente si rilassa, danza con la vita e sorride. Sale questa energia, i polmoni risanati dalla tristezza tornano in allegria. E questa energia nutriente della sorgente energetica si apre e ci apre il cuore, lo purifica. Ed il quarto chakra finalmente si libera. La paura è accolta come in un abbraccio. La sentiamo, la percepiamo, la inspiriamo e abbiamo la capacità, come gli alchimisti, di lasciarla andare. E così, con un sorriso, il nostro cuore imperatore, nel suo coraggio di affrontare ed ascoltare questa energia turbolenta apparentemente, la trasmuta con l'abbraccio e con l'espirazione e con l'intenzione la trasmuta in libertà, in leggerezza e nel coraggio di essere felici. Comunque sia, comunque vada, anche nella tempesta, impariamo, come dice Gandhi, il grande maestro, a danzare. Proprio durante la tempesta impara a danzare. E noi siamo aperti ad imparare, a danzare con la vita, con noi stessi, vigili e rilassati, come oggi è il cuore, in questo momento, un cuore aperto, un cuore che batte di gioia. E tutte le cellule del corpo ora danzano gioiose insieme a noi, insieme alla musica di Toso, si rilassano e danzano, vigili e presenti, aperti all'intuito e alle soluzioni, non più alle preoccupazioni, e se stesse diventano soluzioni. E tutto sale, questa energia sale, le spalle non hanno più pesi, libere e leggere, e anche la muscolatura delle braccia, gli avambracci, i polsi, i palmi delle mani, l'apparato scheletrico tra terra e cielo si rilassa e noi ci sentiamo liberi di dare e ricevere in armonia. E questa dualità apparente è soltanto uno, unità. E questa energia dal quarto chakra sale al quinto chakra, fossetta della gola, tiroide, paratiroidi, muscolatura del collo, tutto si rilassa, non portiamo neanche più i pesi del mondo sulle spalle, siamo liberi come ali di farfalla, il corpo si rilassa sempre di più, la muscolatura, le articolazioni, i tendini, tutto è libero, tutto danza insieme alle cellule, tutta una danza d'amore, tutto un fluire, anche la circolazione sanguigna felicemente scorre. Ed arriviamo così a sentire un quinto chakra, il potere della comunicazione autentica, aprirsi al rispetto di noi stessi. E abbiamo così una parola retta, da un pensiero retto e con una retta azione e un retto sforzo, l'opera d'arte è compiuta. E con il quinto chakra abbiamo la connessione tra cielo e terra, l'unità, l'equilibrio. Il canale che unisce, il canale energetico principale
fluido, centrale, e nel mezzo troviamo l'unione, la verità, e in questo chakra troviamo il rispetto del sentire. E quando sentiamo di dire sì, diremo sì, e quando sentiamo di dire no, diremo no. E questa energia, lasciando la libertà di espressione all'interno di noi, sale, modifica il volto sorride, attiva la muscolatura facciale e l'attenzione arriva al terzo occhio, al sesto chakra, al centro della fronte. E in questa danza, in questa energia, si apre la visione. Abbiamo così una chiara visione della realtà e dall'ignoranza ci apriamo la pura conoscenza. E come Socrate, sapendo di non sapere, ci apriamo al mistero, ci apriamo alla curiosità di conoscere la vita stessa ed entrare in questo gioco danzando, sorridendo, ridendo e ringraziando. E qui si apre una visione ampia, il chakra del perdono. Lasciamo andare così il passato, Pantarei, apriamoci a lasciarlo andare, imparando da esso. E come un'onda, come un fiume, il passato scorre e purifica quest'acqua energetica tutto il corpo ed anche le cellule, i nostri organi che contengono i nostri avi vengono lavati. E dal karma al dharma è un soffio di energia che ci lava, sorgiva ora, nel qui ed ora, poiché passato e futuro tornano ad essere uno, nella presenza, e così ritroviamo la libertà di essere noi stesse, ora e sempre. Questa energia sale finalmente sempre di più e dalla leggerezza insostenibile dell'essere, del sesto chakra, del chakra del perdono, un fior di loto si apre sulla fontanella al centro del capo. E qui troviamo la vera consapevolezza, la sentiamo, la percepiamo, propriocezione. E questo fiore dai sette colori si apre a noi, donandoci beatitudine, donandoci intuizioni, soluzioni. Ogni momento nella presenza sappiamo fare la cosa giusta, sappiamo trovarci nel luogo giusto e sappiamo umilmente aprirci ad essere, a sentire l'azione retta da fare, senza più reagire ed entrare in onde disarmoniche. Entriamo nella luce e nella vera beatitudine, nell'anima selvaggia. Si rilassa così tutto il corpo, rilassato e risanato e sorridente. Ed ora conterò dal 3 al numero 1 per risvegliarci dallo yoga nidra in perfetto stato di buona salute, sentendoci sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. 3. Abbiamo scelto di essere felici, non di avere ragione, ora e sempre. 2. La domanda più importante che ogni mattina posso farmi è: cosa posso fare per me oggi per rendermi felice? E al numero 1, con la gioia nel cuore, altra domanda importante: come si sente il mio cuore oggi e cosa posso fare per sentirmi bene con me stessa e con me stesso, perché sento che davanti a me c'è solo il bene. Ed entro così in questo giardino interno, in questo bosco sacro, ogni volta attraverso un semplice respiro, attraverso il potere della visualizzazione. E finalmente mi sveglio, rilassata e risanata, integra e completa, integro e completo. Mi sveglio dallo yoga nidra, chiudendo e aprendo le dita dei palmi delle mani.
ruotando le giunture dei polsi e delle caviglie in senso orario ed antiorario. Inspirazione, coordiniamo respiro e movimento. Inspiro addominale, mando giù l'aria dal torace al diaframma all'addome, coordino respiro e movimento in senso orario ed antiorario. Sciolgo le caviglie, sciolgo le giunture dei polsi e vado a salutare con il Namaste Angeli Mudra. Nel risveglio dello Yoga Nidra, tu ed io siamo sempre uno. E cantiamo il mantra dell'Om tre volte per chiudere la sessione con gioia, umiltà, sempre aperti e gratitudine. Om, il mantra che ci collega all'universo. Inspiriamo sorridendo. Inspiro. Sorrido sempre, muscoli facciali attivi, sorridendo. Inspiro e canto il mantra dell'Om. Inspiro. Tre volte shanti, 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 shanti. Pace, pace, pace. E ringraziamo la matrice divina, i maestri ascesi e l'universo, guide, sciamani e maestri. Ringraziamo la mente poetica, la mente d'amore. Ringraziamo il cuore e i cuori pieni di umiltà e gratitudine lucenti. E Madre Terra con tutto il cuore, ringraziamolo. Ringraziamo Madre Terra e tutti noi. Namaste, amici del cuore, grazie di cuore.